Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video particolare oggi. Voglio realizzare un video tutorial make-up perché ho una serata, in particolare una festa di carnevale, e ho pensato, visto che il mio abbigliamento sarà un abbigliamento da pirata, ho pensato di realizzare questo trucco e di condividerlo con voi. Mi strucco e procedo subito alla realizzazione del tutorial. Allora, per prima cosa, gli occhiali. Salviettine struccanti. Non faccio una pulizia profonda perché sto per truccarmi. E procedo. Partiamo subito dal correttore. Voglio realizzare una base pulita, almeno per il momento. Io utilizzo il correttore della Maybelline. Questo è l'anti-age, Instant Anti-Age, la versione light, perché questo è quello che uso d'inverno, mentre la versione Natural, credo si chiami, è quella che utilizzo d'estate. La vado a mettere. Vado a mettere il correttore sotto le occhiaie. E siccome non ho il primer in questo momento, utilizzo sempre un po' di correttore come primer per gli occhi. Copro anche qualche imperfezione, tipo qualche brufoletto. È comunque un correttore liquido, quindi non coprirà tantissimo, però almeno eliminerà il rossore. La cicatrice in questo caso non la copro perché diciamo che fa parte del personaggio. Di solito la mattina io passo un po' di correttore anche lì. E con un pennellino vado a Questo trucco ho tratto ispirazione da alcune fotografie viste online e mi sono piaciute, quindi sto provando a realizzarlo. Non l'ho mai fatto, è la prima volta che lo faccio. E in quel trucco, in quelle fotografie, usano però le ciglia finte. Io non le utilizzerò, non le ho mai usate, non le ho neanche, quindi non procederò con quell'utilizzo. Farò un trucco un po' più semplice. Fisso il correttore con la cipria compatta, io utilizzo questa dell'Astra, cipria compatta, e io utilizzo il numero 32, sia d'estate che d'inverno, perché è il numero perfetto per la mia carnagione. In realtà d'estate la utilizzo poco. Vado a realizzare ora la base del mio trucco e utilizzo questa BB cream che è della Garnier e non ho la confezione originale, ma ho un campioncino, è proprio questo, del tubetto mi si è rotta la confezione, mi si è rotto il tappo e quindi l'ho dovuto mettere in un contenitore da viaggio. Questa è una BB cream, allora io senza occhiali ci vedo poco, comunque della Garnier. Ed è la versione medium, è la stessa che utilizzo io, l'ho trovata in un giornale, ovviamente mi sono mantenuta il campioncino, quello in viaggio è più comodo. Lo stendo con un pennello, ne prendo una quantità abbastanza generosa e cerco di fare.
Ed ora passo all'applicazione della cipria anche su tutto il viso. E adesso passiamo agli occhi utilizzando gli ombretti della Naked. Questa è la Naked, chiamiamola Naked 1, è una palette della Urban Decay. Oppure si può anche fare utilizzando la palette Urban Decay, sempre Naked Basic, che è questa qui piccolina. Parto dal Foxy, che è il colore più, forse riflette, il colore più giallino. Passo direttamente al Naked 2. Farò l'ombra. Toasted della palette Naked, che sarebbe il nono colore, questo qui. Allargo leggermente anche un po' più su, ma non vado mai fino alle sopracciglia. Voglio comunque lasciarla pulita quella zona. Faccio la stessa cosa sull'altro occhio. Ovviamente io spero che siano il più uguali possibile. Adesso, anche con la salviettina che ho utilizzato prima, pulisco leggermente il mio pennello per vedere come si effettua veramente la pulizia del pennello. Vi lascio il link su nelle schede informative. In quella maniera là, qualsiasi pennello viene pulito alla perfezione. C'è un modo un po' più semplice, ma molto simile, di cui non ho fatto il video. Però se volete lasciatemi un commento qui sotto e ditemi se volete vedere come si effettua la pulizia del pennello, dei pennelli per make-up in una maniera un po' più semplice. Ok, ho pulito alla meglio il mio pennellino. E adesso passo ai colori più intensi, quindi quelli più scuri. Voglio creare uno stacco marrone e nero. Quindi vado ad utilizzare sicuramente il Ustal, che sarebbe il decimo colore, e poi utilizzerò naturalmente il nero della Basic, perché il nero che c'è qui ha dei brillantini, e lo vado a mettere sulla papera mobile. Sempre verso la fine. Non uscendo mai dall'occhio. Sono andata avanti, ma non mi sono accorta che la videocamera si è interrotta a causa della batteria. Comunque, che cosa ho fatto? Ho aggiunto il colore Hostile, un colore Hostile, che è il decimo della palette Naked, su tutta la palpebra mobile e mi sono sempre fermata fino all'occhio. Sull'Austin ho aggiunto invece il colore nero, il Crave della palette NYX Basic, che è quello l'ultimo, il nero il più scuro, che non è perlescente ma è matte. Tutta la palette Basic è matte, tranne il primo colore, che è il Venus, che invece è perlescente, ma quello a noi in questo momento non interessa. Continuo ad mettere il nero perché voglio intensificare la zona dell'occhio. Sempre con il pennellino. Il nero è molto intenso, quindi soffio sul pennello per far uscire, per liberarlo dalla polvere libera.
Devo stare attenta a non sbavare troppo, anche se il risultato non deve essere necessariamente perfettissimo, in quanto il trucco del pirata non è mai perfetto. Continuo mettendo sempre il nero nella parte sottostante l'occhio, quindi nella palpebra inferiore. Non vado all'interno dell'occhio perché la polvere mi darebbe fastidio. Chiudo proprio l'occhio e sporco tutta la parte di sotto. E devo creare una specie di occhiaia che non sarà un'occhiaia perché comunque devo rimanere sul centimetro e mezzo quasi, ma neanche. E cerco sempre di fare la linguetta a mo' di gatto perché non voglio creare l'occhio gonfio come se avessi preso un pugno in faccia, insomma. Per me è sempre difficile lavorare sull'occhio sinistro perché non riesco mai a farlo uguale all'occhio destro con nessun tipo di trucco. Quindi quando il trucco è così intenso è ancora peggio. E non riesco mai a fare prima un occhio e poi l'altro da soli perché non mi vengono uguali. Ho notato che si sta appunto formando troppo nero all'interno dell'occhio. Quindi sto pensando di aggiungere un po' di colore beige, questo è lucidino, ce n'è poco ed è della Kiko, è il Long Lasting Stick Eyeshadow e Eyeshadow ed è il numero, che numero era questo? Questo è il numero 7. Ne utilizzerò davvero poco, giusto all'interno dell'occhio per la luminosità. E adesso vado ad intensificare la palpebra con l'eyeliner e la matita. La matita effetto gel Essence, nera ovviamente, anche l'eyeliner nero, e i pencil waterproof effetto gel e poi l'eyeliner sempre Essence eyeliner pen extra long lasting. Questo è quello con la punta fine. Io mi ci trovo abbastanza bene, non so se va bene oggi come per questo trucco, però solitamente io ogni giorno uso questi due prodotti. Intensifico sia la parte superiore dell'occhio che quella inferiore. Nel caso in cui vedo che l'effetto non è quello che ho in mente io, come quello che appunto ho visto nella fotografia che mi è ispirata, continuerò ad intensificarlo sia con il nero che con sia con l'ombretto nero che con la matita e l'eyeliner. Ok, io spero si veda bene. Questo è l'effetto della matita. E ora procedo con il mio eyeliner. Allora, l'eyeliner effettivamente sull'ombretto non sta scrivendo e questa cosa non mi piace, quindi procedo con l'ombretto e lo intensifico così. Io non vado oltre per non creare l'effetto panda, mi fermo, intensifico giusto la parte inferiore, quindi la zona inferiore dell'occhio con la matita effetto gel. Ultimo tocco, mascara. Non può mai mancare, non manca mai nessuna delle mie mattine. Io utilizzo oramai da tempo il mascara Vamp della Pupa e qualche volta il mascara ultra allungante di Bottega Verde. Farò un mix dei due perché questo è fantastico, lo so. Questo è un po' meno fantastico, ma ha un buon effetto intenso e allungante. Quindi metto prima il mascara che ha questo bel scovolino cicciotto e dopo passerò al mascara della Pupa. Ovviamente metto il mascara anche nelle ciglia, sulle ciglia inferiori. L'effetto è nettamente differente, o perlomeno per me lo è. Passiamo all'altro occhio.
Vado ad intensificare il tutto con un illuminante e io utilizzo questo della Kiko, che è il Rock Attraction. Questa è una collezione Demim che è uscita un po' di tempo fa ed è il numero 01 Pearly Rock. Io la terra che uso è questa sempre della Kiko Essential Bronzer numero 200, è la Warm Melange, perché è fatta così, è marroncina ma a tratti di illuminante. Pennello grande, via l'eccesso e diamo colore. Continuo con l'illuminante. Come tocco finale utilizzo sulle labbra il kit Labbra Perfette Special Edition di Pupa. Il rossetto è della linea I Am, rossetto colore puro, luminosità assoluta ed è il numero 268, mentre la matita è la True Lips matita contorno labbra sfumabile ed è il numero 33. Per quanto mi riguarda, questo è il trucco che avrò stasera alla festa. Adesso non mi resta che realizzare i capelli un po' più ricci, un po' più mossi, e non farò altro che utilizzare la piastra onde, che è questa qui. Ora vado, li faccio e torno.